Ebbene sì, oggi faccio un tag. Allora, oltre a farti vedere il mio bottone, perché ho fatto un volo, guarda, qua c'ho ancora il livido, qui ne ho un altro, cioè praticamente sono, qui ne ho un altro, sono un danno in questi giorni, quindi oggi ho deciso di fare questo tag. Sono stata taggata parecchio tempo fa, scusami, da Nick del canale Duca Von P, ti lascio ovviamente in descrizione perché... Se non sei ancora iscritto al suo canale, non capisco il perché. Visto che è una persona fantastica, super spontanea, solare, pazzo, vabbè, chi più ne ha più ne metta. E quindi vai a dare un'occhiata al suo canale perché secondo me non potrai non iscriverti. Allora, come avrai già letto dal titolo, perché sei molto più avanti di me, il tag si intitola Spring Book Tag. Si tratta di 10 fiori, 10 caratteristiche a cui bisogna associare ovviamente 10 libri. Qui c'è la mia pila. E ti dirò che ringrazio infinitamente Nick per avermi taggata perché facendo questo, cioè raccattando libri qua e là per questo tag, mi sono resa conto che rileggere i libri è molto importante perché io di tanti libri non ricordavo assolutamente. Quindi quelli che ti propongo sono i libri di cui mi ricordo e soprattutto mi ricordo perché ho letto qualcosa nelle trame, quindi te ne riproporrò qualcuno. Cominciamo col tag. Primula, un libro che tra tutti spicca nella tua libreria per quello che ti ha lasciato. Allora, è uno tra i libri più rovinati che ho, te ne ho già parlato velocemente in un altro tag, e si intitola The Il Mondo di Sofia, nota la copertina. È distrutto. Gli amanti dei libri mi staranno odiando per questa cosa, ma io adoro i libri rovinati e vissuti. Dicevo, Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder, scusa, è un romanzo ovviamente filosofico che tratta vari spunti di riflessione, dai filosofi ovviamente alle religioni, a... È un insieme di storie perché non si parla solo di Sofia, ma si parla anche della storia di Hilde Möller-Knag. E sì, è uno dei libri veramente più belli che io abbia mai letto e tra i più vissuti perché è anche sottolineato, vedi, sì, lo so che se tu ami leggere e conservare i libri con cura mi stai odiando, ma io amo fare queste cose, amo vivere i libri, le storie che leggo e quant'altro. È uno dei tanti libri che ho riscoperto e che ho voglia di rileggere, quindi penso che, perché tu sai che io non amo rileggere i libri perché ne ho troppi da leggere, mi sembra di sprecare tempo, ma mi sono resa conto che non rileggere i libri vuol dire perderne la memoria, perderne il significato, le sensazioni che mi ha lasciato e quindi ho voglia di prendere in mano qualcuno di questi e non tutti ovviamente, comunque questo è tra quelli. Secondo fiore, Tulipano, un libro con un fiore in copertina o con una copertina che ricorda la primavera. E qui ho vinto mani basse. Il giardino segreto, il titolo, i fiori. Yes. Non mi dilungo perché sai che ho già fatto un video al riguardo. Te lo lascerò nelle schede. Lavanda, un libro col titolo di 7 lettere. Ho fatto una fatica bestiale a cercare questo libro, ma ho ripiegato su Sandor Marai, non lo so, vabbè, comunque Le Braci. Edizione Adelphi, libro che mi è stato regalato e non ti so dire il prezzo. Libro di cui anche di questo so che mi è piaciuto un sacco, ma non ricordo una fava, essendo breve, perché non rileggerlo? Poi, Lavanda. No, Lavanda era questo. Oltretutto faccio notare il colore. Vabbè, non ricorda la lavanda. Vabbè, scusa. Gardenia, un libro che parla di sentimenti profondi come quelli tra genitori e figli. Qui potevo sbizzarrirmi, perché veramente potevo sbizzarrirmi, ma ricordo di averlo letto l'anno scorso e mi chiamo Lucy Barton di Elizabeth Strout,
edizione in audio al costo di 17,50 euro. Mi è piaciuto tanto, infatti vedi dai post-it che mi ha lasciato tanto, anche di questo ho fatto una video recensione, ti lascerò nelle schede. E sì, qui ovviamente si parla di madre e figlia, e la figlia ricoverata in ospedale, mi pare, la madre che arriva al capezzale e finalmente questo dialogo. Mi è piaciuto un sacco, ma veramente, veramente tanto. Ho scoperto adesso, che è la stessa autrice di Olive Kitteridge, libro che ho acquistato con Repubblica, mi pare. L'ho visto proprio qui. Ma quante cose si scoprono riprendendo in mano i libri. Ok, poi Viola, un libro che ti ha dato molto da pensare o che ti ha aperto grandi interrogativi. Anche qui avevo tantissimi titoli a disposizione, ma sono andata a finire sull'unico argomento che realmente ogni anno mi riapre negli interrogativi a cui non so dare una risposta, ma che mi fa sentire tanto tanto in colpa. Quindi ti ripropongo: Devo raccontare di Masha Rolnik Kite, non so, edizione Adelphi al costo di 18 euro. Libro ovviamente che parla di Olocausto, e con questo ti ho detto tutto. Ho riscoperto anche all'interno un articolo di giornale che avevo ritagliato quando l'avevo letto da il quotidiano Avvenire, appunto su una visita che è stata fatta ancora da Benedetto XVI, quindi Papa Ratzinger, ad Auschwitz. Quindi questo è proprio un libro che va assolutamente letto, se non l'hai ancora fatto. Poi Rosa, un libro con la copertina così bella che te la tatueresti. Anche qui avevo diverse scelte, ma ho scelto non tanto la copertina quanto il significato che io do a questa immagine. E ho scelto Roderick Doddle di Michele Mari, edizione in audio al costo di 22 euro, un librazzo, ma che mi è piaciuto tanto, anche se anche di questo non ricordo moltissimo, ma so che l'ho consigliato ad estrema manca, quindi sì. L'ho scelta per la figura del bambino che corre, perché mi piacerebbe, io non, allora, non amo i tatuaggi su me stessa perché ho paura degli aghi, fondamentalmente, ma i tatuaggi mi piacciono. E mi piacerebbe tatuarmi un bambino che corre perché avrebbe il significato dell'allontanarsi dai problemi, dalle cose brutte del passato che vorrei lasciarmi alle spalle per correre incontro al mio futuro, quindi alla speranza, ai sogni, ai desideri. Questo, ecco. Quindi, poi, Ortensia, un libro con un protagonista, cioè con protagonista un nonno o una nonna. E qui, anche qui, mi dispiace, te lo ripropongo e te lo lascerò anche qui nelle schede, perché se non l'hai ancora fatto, devi leggere L'uomo che metteva in ordine il mondo di Frederick Backman, edizione Mondadori al costo di 18 euro. Libro che mi è stato regalato da mio fratello e che non finirò mai di ringraziare perché è un libro bellissimo. C'è, grazie ad Arianna del canale Filo d'Arianna, un altro libro scritto dallo stesso autore che non ho ancora reperito ma che non vedo l'ora di avere perché mi ispira un casino. Io ho amato questo libro, lo stile di scrittura, la storia e tutto, perché fantastico. Nonno protagonista e vabbè. Poi Camelia, un libro elegante. Oh, qui uno dei diversi libri eleganti che ho, perché ne ho diversi eleganti, ti propongo un libro che è elegante sia come storia, come autore, che come proprio estetica. E ti propongo del Manzoni, del mio grande amico Manzoni, I Promessi Sposi, in questa bellissima edizione della Mondadori, che è I Meridiani Mondadori. Eccola, ti faccio notare questa copertina che cioè è proprio fatta così, con la sovracoperta in plastica, è così, sotto è blu, e
con questi inserti dorati, ma è proprio fatta così. Infatti è intonsa questa edizione, perché anche se sai che io amo i Promessi Sposi, questa è un'edizione che non ho mai letto, non mi ci sono proprio messa, e adesso non so neanche più come rimettere. Ecco, ci siamo. Ha anche il segnalibro qua in stoffa, vedi, ne ha due segnalibri in stoffa. All'interno è così, le pagine sono quelle sottili, aspetta perché ne ho prese due, da tanto sono sottili. Ecco, per farti capire, sono bellissima, questa è la mia edizione super elegante. Poi è piccola, è cucciola. E sì, anche dei Promessi Sposi dovrei rileggerli, perché penso che se dovessi rileggere, rileggerei questa edizione, così da rovinarla un pochino, renderla un po' più vissuta. Adesso non riesco più a rimetterla dentro. Ok. Mi sa che questa edizione è bella, elegante, vissuta, fra un po', vissuta poco, sarà vissuta molto. Poi, Margherita, un libro semplice ma bellissimo. E qui ti propongo dell'edizione Burr, un libro che non c'è più, mi pare, in questa edizione. Il bambino Noè mi è stato regalato dal mio carissimo amico Don, quindi Don Roberto, che non so se guardi i miei video, se li guardi, ciao, mi manchi tanto, torna, shalom, ma già tanto tu lo sai, di Erich Emanuel Schmidt, del scrittore contemporaneo, quindi edizione Burr, non ti so dire il prezzo, è un libro veramente piccino, piccino, faccio notare che è talmente ingiallito che... non... È veramente un libro semplicissimo. Anche questo ricorda Auschwitz. È la storia di questo bambino che per... mi sposto un filino perché... il padre, per salvarlo, lo lascia alle cure di un sacerdote che gli spiega, per mantenere viva la sua religione, la religione del bambino, quindi ebraica, scusa. Gli fa sì catechismo a livello ebraico, ma gli spiega anche la dottrina cristiana. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché io mio figlio non l'ho fatto battezzare, ma non gli voglio impedire di... io sono cattolica, cristiana, ho fatto battesimo, cresima, comunione, ho fatto tutto. Non mi sono sposata in chiesa per una serie di cose, ma prego ancora, il mio migliore amico è appunto un don. Voglio lasciare libero mio figlio di scegliere. Tutti mi dicono che dovrei battezzarlo, ma io voglio che sia lui ad avvicinarsi alla religione, perché le cose imposte non mi piacciono. I miei fratelli non vanno in chiesa da anni luce, mio marito non è credente e non voglio imporre a mio figlio una scelta mia. Voglio che sia una scelta sua, quindi... E questo libro mi è piaciuto davvero tanto. È una storia comunque semplice, ma... di grande intensità, quindi vai. Ultimo fiore, Fiore di Pesco, un libro quasi estivo. Io non ho idea se questo sia un libro quasi estivo, perché è uno tra i tanti di cui non mi ricordo una fava, ma il titolo e la copertina mi ricordano l'estate, quindi te lo piazzo così. So essere un libro che mi è piaciuto molto, perché sono andata a spulciare e l'ho classificato tra i libri che mi sono piaciuti, quindi La casa di campagna di Joseph Pittman, edizioni PM, quindi quelle molto economiche, al costo di 5,90 euro. Un librozzo che, cioè, dimmi se la copertina non ti ricorda l'estate. Mi si copre anche la faccia, ma non ci sei perso niente. Quindi sì, questo conclude la saga. Io ti metterò tutti i titoli che ti ho proposto in descrizione sul sito di Amazon, perché sai che sono affiliata, quindi bla 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 bla. Sono libri che comunque ti consiglio, perché la maggior parte, se vai a leggere comunque i riassunti, insomma, le sinossi, per parlare fornito, per parlare bene, non possono non ispirarti. Sono tutti libri che io ho amato, anche se non ricordo, precisamente la trama, però mi sono piaciuti molto, quindi sì, te li consiglio. Se per caso qualcuno tu l'hai letto magari recentemente, mi sai dare qualche commento, qualche nozione in più, scrivi qui sotto.
Io spero che questo tag ti sia piaciuto, nel qual caso un bel pollice in su non guasterebbe. Nel frattempo ti mando un enorme bacio, passa a vedere i canali di Arianna di cui ti ho parlato, che ti lascerò in descrizione, e di Nick. E basta, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao ciao!